Eccoci. Buonasera, Eccoci qua, ciao. buonasera Marco. Buonasera a te. Allora, grazie mille. Mi senti, sì. Ecco, Sì, ti sento. Dovrò mettere una telecamera che c'ho un po' più. A te serve il video di qualità? no, No. ci bastano Allora. le parole, ci bastano le parole. Va bene, ciao. Innanzitutto grazie mille per aver accettato questo invito. Io sono Hank, Grazie sono uno streamer e ricercatore allo stesso tempo, una situazione un po' strana. E, quando, diciamo, stavo guardando la diretta che hai fatto con Fed sul DDL Zan e ho scoperto del referendum. a te. Sì. Sì. Ti ho subito contattato perché, diciamo, come ti ho scritto e stavo spiegando anche ai ragazzi in chat un po', della tua storia, guardando un giorno in pretura ho visto tutta la vicenda, con DJ Fabo e sono rimasto francamente colpito, dal tuo, non so se chiamarlo coraggio, comunque dalla tua presa di posizione e anche da quello che hai fatto. Su una causa alla quale non avevo mai pensato, perché correggimi se sbaglio, però ho l'impressione che il tema dell'eutanasia sia qualcosa che numericamente riguarda relativamente poche persone, cioè solo se ti ci trovi dici: ah, questa è una roba che in effetti. Quindi è un tema che uno dice, va, non ci pensa, non ci pensa, ma guardare poi anche le cose che hai detto in tribunale, e stavo giusto spiegando ai ragazzi questo pezzo finale dove nelle tue parole finali, prima che il giudice decida, dici non voglio che voi mi assolviate perché il fatto non sussiste, cioè perché io non ho aiutato il suicidio di DJ Fabo, ma voglio che se vengo assolto è perché quello che ho fatto non è illegale. Questa è una bella differenza. E io là, ti dico la verità, ho avuto i brividi, ho detto, cazzo, ma questo dice delle robe forti. E quindi niente, ti ringrazio per essere qua, per me è un onore. Grazie E diciamo, l'idea è quella di cercare di spiegare ai ragazzi in chat, che ce ne sono tanti anche giovani, un po' quello che stai facendo, perché lo stai a te. Sì. facendo, e mi sono segnato anche un po' di domande, quindi inizierei magari se vuoi dire altre cose di te e perché hai scelto questa battaglia e anche un po' qual è l'iter che stai seguendo. Quindi sappiamo che si sono raggiunte molte firme, cosa succede adesso? Allora, intanto io sono il tesoriere dell'associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica. Parte tutto da lì. Luca Coscioni era un malato di sclerosi laterale amiotrofica, era completamente immobilizzato e paralizzato e parlava attraverso il movimento degli occhi con i computer. Voi sapete che adesso i computer consentono anche ai paralizzati gravissimi, muti, di poter comunicare muovendo o la palpebra o il ciglio o il movimento dell'occhio. Luca Coscioni si batteva per la libertà di ricerca sugli embrioni umani che in grande parte del mondo vengono utilizzati per cercare di curare delle malattie. In Italia questa ricerca è proibita perché, di nuovo, il Vaticano, il proibizionismo equiparano l'embrione a una persona e quindi non si può fare ricerca sugli embrioni umani. L'associazione Luca Coscioni però si occupa di libertà a 360 gradi e uno dei co-presidenti era Pier Giorgio Welby, che era un malato di distrofia muscolare che a un certo punto aveva chiesto 15 anni fa aveva chiesto una mano a morire perché non sopportava più la sua condizione e la sua situazione. Quindi io, che ero il segretario dell'associazione Luca Coscioni, ai tempi semplicemente mi ci trovai in questa battaglia, cioè lui mi chiese proprio di andare in Belgio a prendere la sostanza eutanasica e portargliela, diciamo, di nascosto. Scoprimmo che in realtà lui, sulla base della Costituzione, aveva il diritto a interrompere, a staccarsi dal suo respiratore artificiale legalmente in Italia e quindi abbiamo fatto questa azione pubblica.
lui ha scritto al Presidente della Repubblica, beh, ci fu tutto un caso internazionale su quello. Da allora le persone cominciarono a chiamarmi le persone che si trovavano nella condizione di volere terminare la propria vita a causa di una patologia irreversibile e di una condizione di sofferenza insopportabile. In realtà questi casi sono sempre più frequenti perché grazie al progresso medico-scientifico, mentre un malato di SLA o di certi tipi di sclerosi avrebbe fatto fatica a sopravvivere magari qualche decina di anni fa, oggi, grazie ai prodigi della medicina e della tecnologia, queste persone possono vivere anche per molti anni. Questo non significa però che vivere sia sempre qualcosa di meglio che diciamo, a volte è proprio una sopravvivenza fatta in condizioni che il malato può ritenere non più dignitose per una vita, diciamo, da proseguire. E questo è il tema dell'eutanasia, cioè poter essere aiutati da qualcuno, da un medico, a terminare la propria vita e terminare le proprie sofferenze. Abbiamo presentato una legge di iniziativa popolare 8 anni fa, il Parlamento non l'ha mai discussa, abbiamo fatto delle azioni di disobbedienza civile a questo punto, come nel caso di DG Fabo, aiutando delle persone ad andare in Svizzera e autodenunciandoci, cioè il processo che tu raccontavi c'è stato non perché mi hanno beccato, ma perché dopo essere andato in Svizzera a portare Fabiano Antoniani, DJ Favo, ad accompagnarlo ad ottenere l'aiuto alla morte volontaria, tornato in Italia, sono andato dai carabinieri a Milano e mi sono autodenunciato. Da lì è partito il processo. Il processo è terminato con la Corte Costituzionale che in realtà ha stabilito che quel reato, che si chiama istigazione aiuto al suicidio, per il quale io ero processato, che vede una condanna fino a 12 anni di carcere, quel reato non si deve applicare se l'aiuto viene fornito a persone che sono in quelle particolari condizioni. Quindi abbiamo ottenuto un grande risultato come nei tribunali con la Corte Costituzionale, però in assenza di una legge rimane il problema. Adesso non sto a entrare nei dettagli legislativi, però la situazione è che ancora oggi le persone che sono sempre di più, perché nei paesi dove hanno legalizzato l'Olanda sono diverse migliaia di persone, l'Italia è molto più grande, quindi probabilmente nell'ordine tra forse più di una decina di migliaia di persone. Poi ci sono quelli che sarebbero interessati a avere informazioni, poi magari non farebbero quella scelta. Insomma, non è una questione così marginale, interessa sempre più persone. Allora, di fronte al fatto che il Parlamento continua a non fare una legge, noi abbiamo deciso di, noi come associazione Coscioni, di seguire la strada del referendum. La Costituzione italiana prevede che 500.000 cittadini possono proporre di abrogare una legge, di cancellarla, cioè in Italia il referendum è solo abrogativo. Non si può proporre una legge, però si può abrogarne una. Quindi noi abbiamo iniziato a raccogliere le firme per un referendum che proponga di cancellare il reato cosiddetto di omicidio del consenziente del codice penale del 1930 che condanna in questo caso fino a 15 anni di carcere, per esempio un medico che decidesse di fare come invece può fare un medico in Olanda, in Belgio, in Lussemburgo, in Spagna, aiutare un malato terminale in certe condizioni a morire, ad esempio, attraverso la somministrazione di una sostanza letale. Quindi la proposta di referendum punta alla depenalizzazione di quel reato, e abbiamo raccolto ormai, credo, quasi 850.000 firme che consegneremo a inizio ottobre. La Corte Costituzionale dovrà esprimersi sull'ammissibilità del referendum sul piano costituzionale e se tutto andrà bene, gli italiani, tutti gli elettori, potranno votare a primavera dell'anno prossimo su questa proposta di referendum. Voterà sì chi vorrà abrogare la legge, voterà no chi vorrà mantenere la legge così com'è, quel reato del 1930 dei 15 anni di carcere per quello che
era definito allora omicidio del consenziente. Chiaro, ok, questo già mi chiarifica diversi punti perché, diciamo, nella mia ignoranza, devo dirti la verità, quando tu hai chiamato alle firme ho detto non so un cazzo ma firmo, cioè così sulla fiducia. No, nel senso che io credo che il tema mi sta a cuore, anche se ovviamente, cioè nel mio caso non mi tocca personalmente né tocca dei miei familiari. Però credo che sia una cosa di civiltà minima e devi sapere che io non nutro buoni pensieri sulla Chiesa Cattolica, quindi anche solo l'idea di dar fastidio alla Chiesa Cattolica era sufficiente per me. Però, quindi io già nella mia testa mi immaginavo, ah, ci sarà una legge che permette di... Invece è un referendum abrogativo, quindi già questo chiarifica parecchie cose, perché da quello No, poi che... una legge sarebbe poi comunque utile perché una volta abrogato il reato, dove l'eutanasia legale ci sono delle Bella lì. Certo. procedure che vanno definite per legge, tipo chi è che va a verificare le condizioni della persona, se effettivamente è in condizione di malattia irreversibile, sofferenza insopportabile, quanto tempo deve passare da quando il malato esprime la richiesta a quando poi lo Stato, il medico eventualmente lo... Quindi, la tua è un'osservazione giusta. Serve comunque una legge. Il referendum consentirà di esprimersi sul principio di fondo. Quello del 1930 era la cosiddetta indisponibilità della vita umana, cioè la vita è un valore che non ci appartiene. Perché appartiene allo Stato, appartiene a Dio, appartiene comunque, non possiamo veramente disporre della nostra vita. Noi invece crediamo, e si vota ovviamente su questa scelta di fondo, che la vita appartiene a ciascuno di noi e quindi il cosiddetto principio di autodeterminazione, cioè ciascuno decide e determina per se stesso, ovviamente all'interno di determinate condizioni, perché se una persona ha preso un brutto voto all'università e dice, ah, io a questo punto voglio morire, non è che noi Chiaro. pensiamo che lo Stato ti debba dare le pillole di cianuro o la pistola per ammazzarti. Ovviamente stiamo parlando di una procedura che deve avere delle regole anche sul piano medico della verifica delle condizioni. Però ecco, questo è l'obiettivo di fondo della campagna che si chiama Eutanasia Legale, che si può firmare anche online, tra l'altro, e che non è così semplicemente a favore dell'eutanasia, ma quello su cui insistiamo noi molto è la scelta tra l'eutanasia clandestina che c'è già e l'eutanasia legale. Perché dico l'eutanasia clandestina che c'è già? Perché già oggi intanto ci sono i suicidi nelle condizioni più terribili di malati terminali disperati che, non potendo ottenere l'eutanasia, magari si buttano dalla finestra dell'ospedale o della casa, e questo succede. Poi c'è l'eutanasia clandestina, così, del medico compiacente che, d'accordo col malato o coi familiari, esagera con, no, Somministra un po' più di... ci va giù pesante, o comunque è chiaro che questo è una zona grigia che non è il massimo. Intanto bisogna trovare il medico giusto che sia d'accordo con e che si assuma dei rischi. Quindi questo non è che Certo. può succedere a tutti. E poi magari l'eutanasia clandestina si può anche prestare a degli abusi. Cioè l'eutanasia legale serve anche a verificare davvero quali sono le condizioni del paziente, se è davvero quello che chiede. Invece nella clandestinità c'è anche il rischio che in realtà ci sia qualcun altro che spinge e induce la persona a togliersi di mezzo, magari per vari motivi anche ignobili. Quindi Certo. la scelta non è semplicemente eutanasia sì o no, ma è tra un'eutanasia legale fatta di regole, conoscenze e responsabilità e un'eutanasia clandestina che c'è fatta di come ciascuno riesce a arrangiarsi. Poi tra i metodi clandestini c'è quello di andare negli stati dove invece è regolamentata, che è una cosa...
Mi ricordo quando guardai il processo che ho pensato, cazzo, questo già stava come stava, poverino. La famiglia, comunque, la sofferenza che può esserci per anni, deve pure andarsene in un altro paese per fare una roba dove qua, cioè, che sarebbe naturale poter Sì. fare nella pace di casa propria, Ah, no? questo è il punto, anche perché quasi nessuno riesce. Allora, l'unico paese al mondo dove vengono accettate, per in questo caso il cosiddetto suicidio assistito, cioè la persona si dà la morte da sola, ma con l'aiuto del medico che prescrive la sostanza letale, eccetera. L'unico paese al mondo dove vengono ammessi cittadini stranieri è la Svizzera. Quindi gli italiani che vogliono accedere al cosiddetto suicidio assistito vanno in Svizzera. Quanti ne vanno? Pochissimi, alcune decine all'anno, perché da una parte costa, ma non è questo Chiaro. il vero ostacolo, cioè essendo fuori dal sistema sanitario svizzero, uno deve pagare tutto quello che un cittadino svizzero non dovrebbe pagare, quindi sono 10-12 mila euro. Da questo punto di vista, ma soprattutto, come giustamente dicevi tu, DJ Fabo, che era completamente paralizzato, cieco, steso con decine di spasmi di dolore insopportabile ogni giorno, per andare a Zurigo, il viaggio dell'accompagnamento che abbiamo fatto è stato un viaggio interminabile, cioè ci abbiamo messo il doppio, 7 ore, 8 ore, non mi ricordo neanche quanto, perché ci continuavamo a dover fermare per vari tipi di problemi, Chiaro. esigenze di ogni tipo. Se DJ Fabo fosse abitato a Caltanissetta, non ci sarebbe mai arrivato in Svizzera, per cui non è che possiamo pensare che un problema del genere lo risolviamo in esilio. Problema del genere, un cittadino di Caltanissetta lo risolve a Caltanissetta se ha diritto a quel tipo di trattamento, quel tipo di diritto. Non si può pensare che si vada all'estero, perché sennò diventa come quando era proibito l'aborto in Italia, che la gente che poteva permetterselo andava all'estero. Era la gente che non aveva quella possibilità, sia sul piano economico, sia sul piano culturale, delle relazioni, eccetera, si trovava schiacciata tra i rischi dell'aborto clandestino e i rischi invece Di di dover subire dover proseguire la mettere al mondo gravidanza. una persona Certo. senza volerlo, ecco. E su questo piano morale o comunque di sviluppo di una mentalità della nostra società, specificamente italiana, volevo chiederti, l'hai già anche citata prima, una parola fondamentale secondo me, che è dignità, no? Credo fosse anche un tema sul quale era imbastito un po' tutta la difesa del tuo processo, cioè un conto è il diritto alla vita, un conto è il diritto alla vita dignitosa. Perché, beh, lo saprai meglio di me, ma lo dico per chi ci ascolta. Ovviamente il tema dell'eutanasia da una parte viene completamente ignorato dalla politica, io sospetto perché porta più fastidio che altro, dato che chi è veramente interessato a questa cosa, cioè la vive, sono magari qualche migliaio di persone, i politici se ne sono sempre, l'hanno praticamente sempre ignorata. Anche a fronte del fatto che la Corte Costituzionale, tu correggimi se dico cazzate. La Corte Costituzionale ha detto: noi sospendiamo il giudizio su di te. Cioè, scusami, il tribunale tuo ha detto: sospendiamo il giudizio, chiediamo alla Corte. Poi la Corte Costituzionale ha detto: Parlamento, oh, qua c'è da fare qualcosa. Non si è fatto niente. Quindi la politica completamente disinteressata. E dall'altra parte, però, c'è. Chi, tipo i pro vita, sono assolutamente contro, e anche la Chiesa Cattolica, assolutamente contro, assolutamente contro. E dicono perché la vita è sacra, la vita è sacra, la vita è sacra. Però, secondo la mia modestissima visione, non basta essere in vita. Bisognerebbe avere una vita dignitosa. Poi, ovviamente, la definizione di dignitosa è più complicata, forse, di essere in vita e non essere No, in vita. ma alla fine l'importante è
non pretendere di decidere sulla vita degli altri, cioè una vita non è mai dignitosa in modo oggettivo, cioè decidiamo quali vite sono dignitose e quali no. Ciascuno lo decide per se stesso, cioè una persona nelle condizioni di DJ Fabo magari potrebbe anche decidere di andare avanti, di continuare. Altri magari non sarebbero resistiti neanche 2 mesi, invece lui ha resistito quasi 3 anni in quelle condizioni. Quindi il concetto di dignità è direttamente legato al concetto di libertà. Non dobbiamo pretendere di andare a sindacare su come gli altri valutano la propria dignità. Questo è un elemento fondamentale e questo credo che sia l'elemento che ha prodotto il successo straordinario fino a questo punto della raccolta delle firme, perché ne abbiamo ormai 850.000, andiamo verso il milione di firme, perché è vero che, come dici tu, poche persone magari hanno vissuto questo problema direttamente per quanto riguarda la propria scelta o quel tipo di scelta, però credo che ormai in quasi tutte le famiglie c'è stata un'esperienza di stare a fianco a un malato terminale, alla sofferenza, al dolore. E questo non significa che tutti quelli che sono in quelle condizioni vogliono l'eutanasia, però che ci si confronta con il problema, cioè fino a che punto si può resistere. Anche lo stesso fatto che quando una persona muore, di solito ci si informa anche del come e la cosa che ci importa di più a quel punto è che non abbia sofferto, no? Vero. Oppure si dice, dottore, facciamo almeno che non soffra. Quindi, se anche l'atto dell'eutanasia può interessare direttamente poche persone, l'importanza di poter scegliere di non subire il dolore o un dolore che ciascuno può ritenere a un certo punto insopportabile, quello credo che sia diventato un fatto di massa, che i partiti non hanno avuto la capacità di comprendere e ora si trovano davanti a questa sorpresa inaspettata delle 850.000 firme e del referendum. Il Vaticano, a onor del vero, sono stati almeno gli unici che hanno parlato contro, perché i capi dei partiti sono rimasti tutti zitti, tutti i principali partiti italiani, tutti zitti, sia quelli certamente contrari, sia quelli che uno potrebbe pensare che magari sarebbero favorevoli. Quindi, purtroppo bisogna riconoscere al Vaticano fino a questo punto il ruolo di oppositore unico di questa proposta e ogni volta che ci dobbiamo confrontare con qualcuno ci confrontiamo con loro. La cosa interessante è che anche all'interno del mondo cattolico la questione è meno scontata di quello che potrebbe sembrare, perché accanto a questa idea della sacralità della vita c'è un principio medievale addirittura che è quello del libero arbitrio, cioè nella teologia cattolica l'elemento della libertà ha una sua rilevanza, tant'è che in Belgio, dove è stata legalizzata l'eutanasia, la Chiesa cattolica ufficiale è a favore della legge belga sull'eutanasia legale. Quindi io non do neanche per scontato che questo debba essere uno scontro con le gerarchie, probabilmente, però noi vediamo ai tavoli che tantissimi cattolici hanno firmato, anche semplicemente nel fare la differenza tra quello che io sceglierei per me e quello che invece sono disposto a imporre a tutti con la forza dei tribunali, della legge, eccetera. Cioè un cattolico può essere laico, basta che abbia la tolleranza di non voler imporre a tutti quello che farebbe per se stesso. Che è una cosa, direi, cioè, nella mia testa scontata, ma non è scontata per tutti, quindi è Infatti, stato bello però ma riscontrare. è come quando facciamo notare banalmente che una volta che ci fosse l'eutanasia,
come sul divorzio, non è che chi non vuole è obbligato, No, no. infatti. Chi vuole sta sposato tutta la vita, chi non vuole abortire non abortisce, chi non vuole fare il testamento biologico perché è contro non fa il testamento biologico, chi non vorrà praticare l'eutanasia sceglierà di non praticarla e di andare avanti fino alla fine in determinate condizioni. Magari io stesso non lo so in quelle condizioni che cosa farei. Quindi, semplicemente un diritto in più per qualcuno non toglie nulla alla scelta di chiunque altro di non avvalersi di quel diritto. Anche questo concetto è totalmente banale, quasi un po' mette imbarazzo dirlo perché è scontato, eppure è fondamentale perché è alla base di una impostazione liberale dello Stato. Sì, sembra che per qualcuno aggiungere diritti agli altri te ne tolga a te, che è un'assurdità, naturalmente. Soprattutto quando si parla di tematiche così personali, no? L'abbiamo detto prima. E tu, quando hai iniziato, ti aspettavi questa. Francamente, io sono rimasto molto sorpreso perché 850.000 firme, uno può dire, vabbè, in Italia siamo 60 milioni, quanti siamo? Non è che siano poi. Sì, ma qua si parla di agosto. Poi credo che rispetto a altre raccolte firme sia. Non so se è un record, ma comunque sono numeri Sì, molto grandi. E ah. anche un primo caso di firma online. Quindi anche Allora, il rivoluzionario, se risultato è vogliamo. stato incredibile, fuori da ogni aspettativa. Credo che sia dovuto al fatto che ognuno appunto, ha vissuto comunque ormai esperienze che riguardano la sofferenza, la malattia terminale in famiglia e quindi non ha avuto bisogno che fosse il capopartito o la televisione a spiegargli la cosa, perché nessuna televisione ha fatto informazione, no, alle grandi Esatto. televisioni nazionali nei dibattiti della sera. Quindi è stato proprio un movimento dal basso, un movimento dal basso che ha anche reagito in modo inaspettato a quello che alcuni credevano. Cioè io mi ero sentito dire: ah, ma figurati se dopo un anno e mezzo di pandemia la gente vuole parlare di morte, ognuno vuole Ok. farsi i fatti propri, divertirsi, eccetera, no? In realtà con questo non capivano che noi non stiamo parlando di morte, stiamo parlando di vita, cioè stiamo parlando di poter fino alla fine della propria vita non subire una condizione di sofferenza contro la propria volontà, insomma di libertà fino alla fine della vita. Questo la gente l'ha capito molto meglio che i dirigenti dei partiti e delle televisioni. E anche una voglia di partecipare, cioè questo soprattutto ragazzi che si sono creati gruppi di ragazze e ragazzi sui 20 anni in tutta Italia, centri anche minuscoli, perché il difficile non è trovare un milione di persone che siano d'accordo, perché sicuramente ci sono almeno 20-30 milioni di persone che sono d'accordo. La questione molto difficile è proprio sul piano organizzativo. Quelle firme devono essere raccolte su dei moduli con un autenticatore, di solito un avvocato, un consigliere comunale presente al tavolo, quindi bisogna coordinare l'occupazione del suolo pubblico, la presenza dell'autenticatore, la presenza del militante, il materiale da distribuire, il volantino, eccetera, e raccogliere le firme. È, vi assicuro, un lavoro enorme. Quindi, oltre 550.000 firme raccolte così, e poi ci sono arrivate anche quelle digitali. È, grazie a questa campagna, la prima volta nel mondo che in un paese si può firmare online non una petizione di quelle che si firmano sempre online, ma un referendum con valore di legge. Questo è importante chiarirlo, cioè queste firme non sono firme così, tanto per, no? Ho raccolto 300.000 firme, queste sono firme che raccolte in presenza di un autenticatore devono essere poi certificate, cioè bisogna che lo Stato produca il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di ciascun firmatario, quindi un lavoro enorme,
noi le consegneremo alla Corte di Cassazione, i quali conteranno le firme. Quindi non stiamo parlando, no, a volte ci sono le sparate, no? Raccolte 300.000 firme, pertanto poi nessuno va a verificare, a controllare. No, Chiaro. questa è una procedura di legge. Quindi sì, è stato stupefacente, non sarebbe stato possibile senza questa mobilitazione dei giovani dal basso e senza questa voglia di partecipazione dopo un anno e mezzo di pandemia. Sono colpito in realtà dal fatto che le firme digitali siano un terzo rispetto ai 2/3 di quelle fisiche. Quindi comunque la gente si è attivata per andare al banchetto, che può sembrare cosa da poco, però vuol dire che ci credi in una certa quantità se vai fino là. Forse la causa, è vero, tanti, cioè diciamo, abbiamo visto i politici, le TV, si faceva troppo complicato, ma in realtà è una cosa. Non voglio ovviamente oversemplificarla, però è una cosa così innocentemente semplice, non saprei neanche come dirti. Cioè, è una questione veramente di un gradino in più sulla evoluzione morale di questo paese. Cioè, una cosa dice, oh, famo sta cosa e famo sta cosa. Cioè, non so come dirti, non so come spiegarti. Sì, ma purtroppo nel dibattito politico invece queste cose si complicano sempre molto, sia per il Vaticano, ma anche proprio per la paura dei partiti di non controllare su questi temi i loro stessi parlamentari e i loro stessi elettori, e quindi si ingarbugliano i discorsi e diventa difficile spiegarsi. Ecco perché il referendum è l'arma perfetta da questo punto di vista, cioè per rimettere la questione nelle mani dei cittadini nella forma anche più chiara e più semplice che ci possa essere. E non banale comunque il fatto che sia appunto il primo. Non sapevo fosse il primo caso al mondo, cioè sapevo che era la prima volta in Italia, però non sapevo al mondo. Questo è un mezzo molto potente perché, diciamo, il Covid ha fatto tante cose terribili. Però se vogliamo cercare di trovare una cosa positiva, io lavorando in università l'ho visto, ha costretto tutti ad ammetterci che sti computer, internet non serve solo per guardare TikTok, ma si può anche cercare di fare delle robe utili. Quindi magari è anche un primo esempio che altri potranno cercare di utilizzare. Ma quello che abbiamo detto noi al ministro Colao, con Marco Gentile, che è un malato di SLA, co-presidente dell'Associazione Coscioni, è stato proprio che non è possibile accettare che la pandemia abbia prodotto lo smart working, la didattica a distanza, ma che l'unica attività umana seria che in Italia non si poteva fare che su cartaceo è la democrazia. Cioè, come se la democrazia deve essere un'attività che non beneficia della rivoluzione digitale. Invece la democrazia può trarre enormi benefici dalla rivoluzione digitale, a patto che questo sia fatto all'interno di regole, procedure, perché la democrazia non è, dico una banalità, ma non è mettere un like su Facebook. Quello è una reazione emotiva, istantanea, mi piace o non mi piace. Il referendum è una cosa più seria. Il referendum significa che quando si voterà, tra aprile e giugno si voterà, ci saranno 30 giorni di campagna elettorale, 30 giorni nei quali ci saranno anche degli obblighi di organizzare dibattiti, confronti, eccetera. Quindi gli italiani non saranno chiamati a una scelta emotiva, mi piace o non mi piace, saranno chiamati a partecipare a un processo di confronto e dibattito pubblico su una scelta che riguarda tutti. Poi, non sempre questo diritto dei cittadini a conoscere per poi decidere viene rispettato, però i referendum, appunto, in questo sono diversi, sia da una petizione online sia da un like su Facebook. Sono un modo di usare la tecnologia per
per rafforzare degli strumenti di partecipazione democratica previsti dalla Costituzione. È una, diciamo, se vogliamo cercare, su questo io sono affascinato, nel senso che lavorando con l'informatica so quanto potrebbe essere prezioso l'apporto di strumenti, però come dicevi tu, regolamentati, perché se vogliamo il precedente esempio di democrazia online l'ha cercato di portare il Movimento 5 Stelle, peccato che il sito web fosse di una qualità, proprio qualità tecnica penosa, infatti è stato bucato più volte, eccetera, eccetera. Quindi almeno. Sì, ma credo che ci fosse proprio un vizio di fondo, a parte la qualità, no? Che uno può sempre dire, vabbè, intanto loro l'hanno fatto, gli altri non hanno fatto neanche quello, e in parte può anche essere vero. L'errore, secondo me, è stato quello di pensare che il ruolo della tecnologia dovesse essere un ruolo, diciamo così, di propaganda e organizzazione per i propri fan, per i propri adepti, per cui un modo per mobilitarli meglio, per farli incazzare di più, per farli reagire di più. Allora, ovviamente la tecnologia funziona anche per quello, cioè per organizzarsi al proprio interno. Quello che però il Movimento 5 Stelle non ha fatto finora, perché io poi a me non interessa, non sono più diciamo, nella politica elettorale attiva, ma quello che hanno rinunciato a fare è stato di chiedere che le nuove tecnologie fossero usate da tutti i cittadini per la democrazia, non dai fan del Movimento 5 Stelle. Se tu credi nella democrazia, non è che credi solo nella democrazia di chi ti dà ragione, di chi è d'accordo con Certo. te. Significa che la tecnologia deve potenziare a livello nazionale, ma a livello comunale, a livello regionale, pensate cosa potremmo fare se anche nella gestione locale del territorio, dei rifiuti, del traffico, di tutti quei problemi che ci toccano molto direttamente, noi invece che sfogarci con un post su Facebook dove mandiamo a cagare il comune perché non pulisce il parco sotto casa, fossimo aiutati anche da sistemi di intelligenza artificiale a connetterci tra di noi e connetterci con le istituzioni per migliorare la qualità delle decisioni pubbliche. Quindi io penso che questa innovazione sia un primo passo, anche perché non basta poter firmare, bisognerebbe anche poter confrontarsi, discutere, aggregarsi, cioè il digitale non serve solo all'operazione meccanica che fai a Sì, distanza di. invece che farla di persona, ma deve servire anche a poter collegare interessi specifici di persone che magari direttamente non lo potrebbero fare, ma che attraverso la rete si aggregano su degli obiettivi. Questa è una lettura molto interessante. Non ci avevo pensato in effetti al fatto che. Insomma, quello che hai detto tu, quindi che la democrazia dovrebbe essere non solo di quelli del Movimento 5 Stelle, ma l'idea di avere delle piattaforme più evolute proprio anche dal punto di vista di tecnologie che sfruttano per mettere insieme persone e anche per magari aggregare le voci dei singoli che poi possono essere lette in maniera più utile e dinamica da chi governa o comunque può effettivamente aggiustare le cose che vengono dette. Però diciamo, stiamo prendendo una tangente diversa, ma sono affascinato di sapere la tua. Non temi che hai fatto più volte l'esempio del post su Facebook, no? Quindi questa reazione istintiva. Che può essere il like, il dislike, il commento incazzato. Qua, diciamo, su Twitch c'è tutto questo e di più. Allora, credi che soprattutto. Allora, credo che per la popolazione più giovane ci si riescano a distinguere la casacca che si indosserebbe in una ipotetica piattaforma del genere rispetto al social network. Ma invece, per la popolazione già un po' più matura, che quindi già magari, non dico ha faticato, però
non riesce neanche a... No, non è che non riesca. Diciamo, ha già fatto fatica a mettersi sulle piattaforme social. Credi che possa riuscire a distinguere il ruolo che ha il commento? Perché io ti dico la verità, Facebook ormai non lo uso più, nonostante io ci abbia 30 anni, non è che... però... No, l'ho vissuto tutta la mia adolescenza, così, però è veramente un posto tremendo. Cioè, i commenti sotto gli articoli di giornale così sono terribili, terrificanti, cioè è un mare d'odio incontrollato. E allora, credi che una piattaforma del genere siamo pronti ipoteticamente a distinguere quello che è un commento di ma che cazzo fa questo rispetto a invece una cosa propositiva, costruttiva? E soprattutto rispettosa degli altri utilizzatori della piattaforma. Ah, secondo me sì, perché ovviamente bisognerebbe lavorarci e investire delle risorse. Cioè la democrazia è anche una tecnica, non è un principio astratto. La democrazia non è solo la tecnica del voto, cioè vado a votare ogni 4 anni. La democrazia dovrebbe anche essere tra un'elezione e l'altra, in che modo il cittadino può partecipare. E questo si può innovare, per esempio, in alcuni paesi del nord Europa, a fianco alle assemblee elettive ci sono assemblee di cittadini estratti a sorte. Perché? Perché così sono rappresentativi della popolazione, non hanno da essere rieletti e li fanno lavorare insieme su dei temi. Questa che cos'è? È un'innovazione democratica. Fare delle piattaforme di discussione pubblica, ovviamente significa investire tempo e tecnologia per evitare che invece, come succede nella discussione sui social, di solito la moneta cattiva scaccia quella buona, cioè quando arriva quello che il troll, quello che rompe i coglioni, quello, più uno è aggressivo e più la gente tende a scappare. Allora, la differenza tra una piattaforma pubblica di decisione e un social è che il social ha bisogno di massimizzare la permanenza della persona sulla piattaforma perché monetizza la pubblicità. Invece, una piattaforma pubblica costruita per la partecipazione avrebbe il solo interesse di massimizzare la qualità dell'interazione tra le persone. Quindi io penso che sia tecnologicamente fattibile creare degli ambienti dove ci si rispetta e dove quello che arriva e vuole prevalere e prevaricare venga emarginato di fatto dalla discussione o dal processo decisionale. Dopodiché, queste cose non si realizzano dalla sera alla mattina. È molto importante che questi strumenti siano aggiuntivi, non sostitutivi, perché sennò taglierebbero fuori un sacco di gente anziana che Certo. comunque non ha quel tipo di voglia. Però ecco, per esempio, grazie alla sottoscrizione online del referendum, hanno potuto firmare persone che altrimenti non avrebbero mai potuto firmare. Penso agli italiani all'estero, 6 milioni di Banalmente. persone che avrebbero dovuto o tornare in Italia o andare in consolato a firmare, ma anche le persone malate gravi e disabili gravi che non vanno al tavolo a firmare e che quindi di fatto sono sempre stati tagliati fuori finora dall'esercizio della democrazia. Ecco, non fosse altro che per loro questa cosa si deve fare e siccome si deve fare, poi cerchiamo di farla bene e cerchiamo di farla in un modo che sia serio, coinvolgente, dove magari chi è chiamato a partecipare abbia anche la possibilità di avere delle informazioni, non solo la possibilità di scegliere di firmare o di dire la tua, ma anche magari prima di dire la tua, di poter avere delle informazioni sul tema del quale si sta discutendo. Questo è un aspetto anche fondamentale. In Svizzera, quando c'è il referendum, tutti gli elettori ricevono a casa una lettera dove si spiegano le ragioni a favore e le ragioni contro. Cioè, la democrazia non è il voto, la democrazia è la conoscenza
il dialogo e quindi poi dopo la firma, il voto, eccetera, ma è l'ultimo Il voto atto. consapevole, mi viene da dire. Certo, perché se no il voto e basta. È una È l'arma tifoseria. preferita dei dittatori. Cioè, Mussolini è stato votato, Hitler è stato votato. Cioè, non è che il plebiscito non è il referendum, il plebiscito è il potere che convoca il popolo per farsi dare ragione. Il referendum, invece, come nel caso del referendum eutanasia, è una parte di popolo che dice il potere non sta affrontando il potere parlamentare, il potere dei partiti, non sta affrontando questo tema. Proviamo a farlo noi, se troviamo il consenso. Perché è chiaro che se poi uno vuole fare il referendum per abolire i posti del parcheggio per le persone con disabilità, probabilmente mi auguro che non troverebbe nessuno Secondo me, che gli dà seguito, hai no? preso un Beh, esempio che qualcuno magari sì, secondo però me. qualcuno sì, quelli proprio i più malati sì. Però diciamo che non credo che. Ecco, questa volta il potere era distratto, il popolo, non il popolo demagogicamente, il popolo, no, il popolo in modo concreto, preciso, cioè una parte di elettori consistente può avanzare questa proposta e il popolo tutto potrà votare. Ecco, anche questa è democrazia, potrà votare con l'informazione da conquistare e con un dibattito. Perché il miglior modo di farsi un'idea è il contraddittorio, cioè voi stasera Chiaro. avete ascoltato, cappato, poi in una campagna referendaria sentirete quello che vi dice che in realtà cappato vuole ammazzare i disabili, vuole togliersi dai piedi vecchi come facevano i nazisti contro le cose, Che quindi gli e poi anoressici ciascuno, potranno suicidarsi, quelli sì, bullizzati potranno, così. Ho esatto. letto i cartelloni dei Pro Vita che Sì, sono. hanno già iniziato, no? E quindi ciascuno si potrà fare l'idea, ma è vero che se io aiuto un malato terminale a morire, allora significa che devo anche essere d'accordo con lo sterminio degli anziani, dei disabili? E sarà un dibattito, io penso di avere buoni argomenti, ma ciascuno l'idea se la fa nel contraddittorio delle posizioni. E, diciamo, la visione che stai dando tu, anche se ormai siamo, diciamo, più ancora in generale dell'eutanasia, ma stiamo parlando in generale un po' di quello che potrebbe prospettarsi l'idea democratica nel futuro del paese. Diciamo, la versione che proponi tu è idilliaca a sentirla. Il problema è che io, ma ognuno di noi vede quello che gli sta intorno, quindi dipende. Vedo delle tendenze decisamente opposte a questo tipo di approccio. Ad esempio, No, ma io non sono ottimista, cioè io non sto dicendo che ce la succederà faremo. come dico io, Ok. non sto dicendo andrà tutto bene, eh? Ah sì, che bello, saremo tutti informati, faremo tutto il dialogo, faremo un sacco di cose online, decideremo sulla spazzatura sotto casa. Io dico che questa è una scelta politica, la si può fare oppure si può anche non farla. Se si continua così, cioè dove la partecipazione democratica non esiste e la politica è appannaggio di quelle solite 4, 5, 6 facce che abitano nelle televisioni italiane e fanno finta di litigare su tutto, noi andiamo in una direzione pessima. Io quindi non Opposta. sto dicendo esatto, io non sto dicendo andrà come dico io. Io dico sono le nostre proposte. Possiamo farcela. Il referendum sull'eutanasia dimostra che allora, la fascia delle persone che hanno firmato in più è tra i 18 e i 25 anni. Già I questa è una nuovi notizia, cittadini. perché, già questa è una notizia perché tutti quanti siamo abituati a sentire, ed è anche vero rispetto alla politica attuale, che ai giovani non gliene fotte assolutamente nulla. Per cui il fatto Pinguini che dolci su un sopra, tema gemelli che salati con teoricamente gambe di dovrebbe riguardare tartufo. più i vecchi che i giovani, ci sia una risposta del genere, significa che delle potenzialità di passione per le decisioni della cosa pubblica, anche tra i giovani, esistono.
Però devi dargli gli strumenti giusti. È chiaro che se tu vai oggi al giovane e dirgli: guarda, votami che ti darò il lavoro, oppure votami che uno Quello. sente puzza di imbroglio lontano un Ma per miglio. forza. Se uno invece di dire votami che ti darò il lavoro, ti dice: guarda, c'è un tema concreto. Chi decide sulla fine della vita? C'è un tema concreto. Non si può affrontare con questo referente. Ti interessa? A questo punto, penso che il fatto che non ci sia qualcuno a cui fare promesse o mantenerle, eccetera, ma un tema concreto da decidere, questo può avvicinare non solo i giovani, ovviamente, ma magari in particolare i giovani a quel tipo di decisione. È una, diciamo, sono d'accordo che le cose non stanno andando in quella direzione, più che altro perché appunto la politica in generale è vero che secondo me c'è disinteresse, nel senso che per la versione che viene proposta è due, tre che sbraitano uno sull'altro, cioè quando tu hai detto, ah, pensa che bello il contraddittorio, ma qua vediamo un contraddittorio da non so quanti anni, cioè una roba seria, forse l'ultimo che ricordo era Zagrebeschi sul con Renzi, no? L'ultimo che ricordo una roba decente dove ho capito qualcosa, perché qua si lavora per non far capire un cazzo. L'obiettivo è riuscire a fare 3 ore di trasmissione, ma anche quelli, cioè anche le migliori, no? Fare 3 ore di nulla, il nulla eterno, potevi sentire. Merda che cade in un cesso era lo stesso in quantitativo informativo e identico. Ed è terrificante perché poi uno dice: ah, vorrei informarmi, ma proprio gli outlet informativi sono. C'è sempre questa patina sopra di rumore. Piace il rumore, piace il casino, piace. E secondo me, diciamo, secondo me non lo so, però quello che mi dici sui numeri del referendum mi rallegra. Perché sempre lo stesso gruppetto di persone che porta questi contenuti in TV è anche quello stesso gruppetto che dice: ah, i giovani non ne frega un cazzo, i giovani sono dei coglioni, i giovani non fanno niente, sono lavativi, erano meglio le nostre generazioni, bla 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 bla. E questo, dal punto di vista di streamer, succede tantissimo. Cioè, tipo Report, che è una trasmissione che io Alla fine vi avevo ritengo 3 euro, buona, quindi beccati no? sto abbonamento. Ha fatto un servizio su Twitch. Oh, ci ha dipinti come stanno nei loro loculi, cito testualmente, stanno nei loculi a parlare con le cose 10 ore al giorno e i nostri giovani e i soldi. E poi tipo, dato che i soldi, diciamo, i soldi vanno ad Amazon perché è un'azienda internazionale che Sì. gestisce Twitch, dice, e i soldi alla sanità italiana chi li dà? Ma che cazzo di discorso è? E sono addirittura venuti a parlare con degli streamer, hanno ritagliato le interviste per fargli fare questa figura di mentre invece, e io nella mia, umilmente, cerco di farlo nelle mie live, qua si può fare anche informazione bella, si può. Cioè, c'è la gente in chat che continua a scrivere, sono andato a firmare, grazie Marco, gli clap, gli applausi quando parlavi. Cioè, ok, è una forma diversa, non sarà la forma classica, però. In chat ci sono in chat, persone che ci guardano, che sono comunque 2600 persone, anche su un tema serio, possono essere informate, possono essere interessate. Ovvio, altri tipi di contenuti magari faranno 10-20 volte le views, ma non importa, l'importante è che ci sia un ventaglio di proposte, che possa anche accogliere questo tipo di tematiche. Quindi. No, ma anche perché, allora, già banalmente il fatto che nessuna televisione, nessuna trasmissione, queste qua, Ballarò, insomma, tutte queste trasmissioni, la Gruber, tutti questi, nessuno di loro da aprile, quando abbiamo depositato il quesito a oggi, ha mai dedicato una puntata al tema. Sono andato alle 11 di sera da In Onda settimana scorsa per la prima volta dopo 5 mesi di campagna. Quindi, se centinaia di migliaia di persone sono andate a firmare, ci sono quelli che hanno incontrato il tavolo, hanno visto la bandiera e si sono fermati, ma quelli che sono proprio andati a firmare, che sapevano della raccolta firme, dove lo hanno saputo? Lo hanno saputo sui social. Quindi, io detesto la retorica dei social, ma vedere ragazzi di 18-19 anni arrivare
perché l'avevano visto su Instagram la diretta, la story di Fedez o della Ferragni o la cosa di Breaking Italy oppure Rec du Fer, oppure insomma, tutte queste cose che sono venute fuori, o anche semplicemente il fatto che un ragazzo va a firmare, si fa il selfie e lo posta, e magari quindi 20, 30, 40, 50 amici vedono che c'è questa cosa. Ha creato una dinamica senza la quale noi non saremmo mai riusciti a raccogliere il film. Quindi, anche qui, la retorica dei social è un po' come la retorica dei giovani, no? Che è sempre sospettoso, quando dice i giovani qua, i giovani là, no? Oppure dal basso i social. Però devo dire che un risultato del genere, senza un'informazione che circolava autonomamente in rete, non sarebbe stato possibile. Infatti sono, guarda, per vari aspetti più volte mi trovo durante le giornate a dire che palle, cioè che mi sembra sempre che andiamo nella direzione diversa. Invece questo è stato un esempio positivo, me lo farò bastare perché non ce ne sono tanti, però secondo me è un esempio che... Perché qua la questione è che, cioè, se ogni generazione è un'iterazione peggiore della prima da questo punto di vista, è ovvio che la tendenza è... non si migliora mai. Invece, ripeto, nel mio minuscolissimo... credo, cerco di farlo anch'io, cerco anch'io di portare in live delle tematiche e poi mi faccio anche l'intervista dove si fanno cazzate, però qua, non so, credo che sia una cosa bella quando si può cercare di aiutare le nuove menti o aiutare, o comunque esserci come alternativa all'urlo, ecco, un'alternativa all'urlo. Io lo chiamo slow content perché se da una parte c'è la soglia dell'attenzione che si abbassa e la richiesta di essere sempre appiccicati, il video che lo scorri così e ne butti via 4.000 al giorno, io sono per lo slow content. Ogni tanto sono per lo slow content. Si sta, si chiacchiera, eccetera, eccetera. Quindi... E grazie per avermi permesso questa sera di fare un super slow Figurati, content figurati. di qualità, di qualità. Grazie a te e grazie a chi ha avuto la pazienza di seguirci, di interagire. Io ovviamente non sono sulla piattaforma, quindi non ho letto, ma sono contento perché credo che anche questo fatto di poter poi interagire anche tra chi sta guardando qualcosa sia un bel valore aggiunto rispetto a semplicemente la fruizione di una trasmissione televisiva o una roba del genere. Molto forte. Allora, al momento ti posso dire che applaudono tutti utilizzando anche un'icona based, che è un tizio in papillon vestito molto bene che applaude, quindi segno di Allora, contenuto di classe. alto. Ottimo. Chiedo ai moderatori di spammare il link in chat, così per chi non l'ha ancora fatto può andare a firmare ora Sì. che... Referendum.eutanasialegale.it. Ok. Ecco, perfetto, i moderatori stanno spammando. Vi ricordo, dimmi se sbaglio, se avete firmato al banchetto non fatelo anche online perché altrimenti si annulla la Basta. firma. E anche se avete firmato online, non fatelo al banchetto, insomma, si firma una sola volta. Ci sono, per il metodo online c'è lo SPID per chi ce l'ha, in teoria la carta d'identità elettronica, oppure un C'è anche metodo... una forma di autenticazione. Io purtroppo tecnicamente non ci capisco nulla, ma insomma è tutto spiegato sul sito. Sì, è veramente semplicissimo, cioè io l'ho fatto in, penso, 40 secondi, ti arriva via mail, poi la roba che hai firmato, super semplice, quindi fatelo, cioè fatelo se volete, però pensateci, Certo, ecco, certo. questo è un... pensateci è forte come messaggio, secondo me, è già una richiesta importante. No, anche perché tra l'altro poi uno può anche firmare, cioè firmare non vuol dire avere già deciso di votare sì o no, firmare vuol dire sono d'accordo che si faccia il referendum e poi mi farò un'idea su come votare, anche questa è una scelta.
E pensi che quando sarà il momento del voto ti verrà concesso dello spazio in TV per poter... oppure continuerai con questo funzionante metodo più... Ma di queste cose dipende un po' in che condizioni ci andremo. È difficile dire, difficile dire. Diciamo che ci prepariamo a strapparcelo lo spazio con le unghie e coi denti. Poi vediamo, in qualche modo arriveremo. Va bene, e io ti ringrazio. Ci sono forse dalla chat, se diamo un minuto, vediamo se c'è qualche domanda interessante che arriva dalla chat. Come dicevi tu, è positiva l'interazione. Tanto qua, la lista delle cose l'abbiamo toccata tutta, quella che mi ero preparato io, quindi... Tu sei a posto. Perfetto, Il siamo lavoro è nel fatto. chilling. Ah, chiedono qualcosa sul DDL Zan, dato che penso ti avessero visto Ah. da Fedez. Già la faccia. Dice, ok, un'altra ora qua. No, allora, lì sono veramente dinamiche parlamentari. Io non sono in Parlamento, quindi non vi saprei dire niente di più di quello che già leggete sui media, sui giornali, sui social, ovunque. Diciamo che posso dire la mia opinione, cioè la mia opinione è che se è vero che a volte il compromesso va accettato per ottenere qualcosa, mi sembra però che il compromesso che si vorrebbe costruire, che Renzi vorrebbe costruire con la Lega, eccetera, rischia di tenere la parte per me meno importante e di mandare a monte la parte più importante, perché alzare le pene per i reati dell'istigazione, eccetera, eccetera, ha un valore simbolico importante, però non credo che sia quello il vero deterrente per una persona che è, diciamo, al livello di fare quel tipo di azioni. La cosa più importante è proprio quella dell'identità di genere, cioè di accettare culturalmente l'idea che la mia sessualità, sono io a definirla e a deciderla, a viverla, e la vivo come voglio, e può essere diversa anche da come i miei apparenze fisiche, il mio corpo. Quindi dire qual è il genere da un punto di vista fisico e dire come mi sento io in termini di identità sessuale sono due cose diverse, e questo va accettato culturalmente. Allora, pensare che si rinuncia proprio a questa parte per lasciare un accordo solo sull'aggravamento delle pene, non mi sembra una buona idea. Cioè, Per quella è cui, la parte più preziosa, più de che definisce un secondo po' me lo sì, sforzo. secondo me sì. Cioè, se fosse vero che uno dice, vabbè, otteniamo qualcosa, piuttosto che niente, me piuttosto, si dice a Milano, no? Piuttosto che niente, vabbè, prendiamo qualcosa. Ma così, francamente, può essere che non ci siano in Parlamento i numeri su questo. L'unico modo per saperlo è verificarlo, quindi non ho veramente una previsione da lanciare. L'altra cosa che vorrei dire è che forse, se per questa legislatura, quindi per questo Parlamento, le cose non andassero in porto, io dalla prossima ricomincerei da un'altra strada, non tanto quella della fobia, dell'omofobia, della transfobia, ma dei diritti, dell'uguaglianza delle persone di fronte, per esempio, all'istituto del matrimonio, cioè l'eliminazione delle discriminazioni che restano in termini di diritti, perché nei paesi dove queste cose non sono più percepite come problemi, è perché la gente è abituata che ci siano famiglie vere dove ci sono
due mamme, due papà, dove... E quindi quando ero bambino io, nella mia classe c'era un bambino figlio di divorziati. E poi Non mi diventa. ricordo, stiamo parlando del metà degli anni 70, e quindi mi ricordo che era un problema per lui, era un problema, cioè si sapeva questa cosa, no? Oggi non è veramente una notizia per nessuno, no? E non diventa un problema. Ecco, quindi forse se partiamo dai diritti, forse ci arriviamo meglio. Una lettura interessante. Diciamo che vabbè, non apriamo l'intero tema perché altrimenti diventa un'altra intervista da capo. Però sono d'accordo con quello che dici. È stato, secondo me, un brutto esempio di, soprattutto le cose che sono state dette in Parlamento, che poi sono state riportate. È stato un brutto esempio di non parlare più del tema. Cioè, là era proprio classico esempio di. Si è parlato di tu dai unghie di uomo, cioè il tema è completamente scomparso a favore di nuovo delle tifoserie. Quindi, Sì, no, no, per quello. poi leggo sempre qua dalla chat. Qua, allora, ho timore che alcune sono dei mega temi, tipo Texas aborto. Cosa ne pensi? Cioè, No, no, penso, cosa ne traiamone pensi? una Intuibile. lezione molto semplice. I diritti non sono mai conquistati per sempre, una volta per tutte. Si può sempre andare indietro, si può sempre andare indietro. Quindi questo vale soprattutto per i giovani, cioè non pensiamo che l'aborto, il divorzio, sia una cosa, vabbè, no? Vabbè, tanto l'abbiamo conquistata negli anni 70, cioè in Afghanistan. Negli anni 70, negli anni 80, le donne avevano i jeans. Pre-invasione sovietica. Adesso hanno il burka, per cui hanno avuto il burka, l'hanno tolto e magari adesso glielo rimettono. Cioè, non è che la storia è fatta di migliorare, non è detto. A volte si migliora, a volte no. Ecco, Texas no. Oh, quindi, questo è una bella. Texas aborto? No. Texas aborto? Ultimissima cosa, e poi ti lascio libero. Qua parlano tutti della cannabis, sarà pieno di fattoni, non so se vuoi dare la tua opinione No, no, ma la anche cannabis. Stiamo discutendo su fare un referendum sulla cannabis. Nei prossimi giorni andremo a depositarlo in Corte di Cassazione. Non so se riusciremo a fare subito la campagna referendaria, perché ci sono termini di legge, adesso non sto qui perché la farei troppo complicata, quindi non so se sarà adesso o nella prossima legislatura, ma visto che anche sulla cannabis il Parlamento sta fermo, io sono per la legalizzazione in realtà di tutte le droghe, ciascuna a modo suo, a seconda della pericolosità contro la mafia, la criminalità, cioè non è solo un problema di consumo, è anche un problema di sicurezza. Però diciamo sulla cannabis è un fatto ancora più di massa e se non si muove la politica dei partiti ci dobbiamo arrivare col referendum. Perfetto. Tu quando hai qualche battaglia, io ti faccio subito da megafono. Piccolo, ma lo faccio, quindi tu Ti fammi ringrazio sapere. molto. Va bene. Va bene, Marco, non ti voglio rubare altro tempo. È stato un super piacere personale e professionale poter parlare con te. Quindi grazie per il Ti tuo ringrazio tempo. molto. Ciao a tutte e a tutti, ciao a te, alla prossima. Qua. Ok, c'è sempre il momentino cringe, c'è sempre il momentino cringe. Grande, grande Marco, oh, che vi devo dire? A me all'inizio ero proprio emozionato, oh, che vi devo dire? No, non stacco, ma che stacco? Sono le 22:40. Ah no, stacchi tu, ho capito la gag. Vi spammate in chat il link. Oh, veramente uno, ve l'avevo detto che era uno coi contro coglioni. Tanta roba, ma proprio come parla, come par cioè come crea. No, ma è grande anche il cazzo, che gli ho fatto due domande, ma lui ha veramente un bel cranio, eh. Un cranio superiore, un cranio superiore.